Quali sono alcune delle location più interessanti se sei un nomade digitale o se sei un imprenditore digitale? Dov'è che ti conviene e dove ti piacerebbe pensare obiettivamente di prendere la residenza fiscale personale se sei un nomade digitale o se sei un imprenditore digitale o se in linea generale sei flessibile nella gestione del tuo business personale, business aziendale, dipende da come sei organizzato. Ma dov'è che potresti decidere di andare se hai la possibilità di spostarti e quindi sei estremamente flessibile nella gestione del tuo lavoro? Te ne dico quattro che ho avuto modo di approfondire nel corso degli anni della mia consulenza, alcune delle quali anche, in alcune delle quali ho vissuto anche in prima persona, quindi sono realtà che conosco bene. Provo a dartene una per continente o quasi. Questo è l'elenco delle città secondo me oggi più interessanti. Numero 1, Asunción in Paraguay. Numero 2, Panama City, evidentemente in Panama, nel Centro America. Numero 3, Lisbona, spostandoci verso est in Europa e ancora spostandoci ancora un altro po' verso est, in realtà arrivando fino al sud-est asiatico, un'altra delle città che vorrei considerare Chiang Mai in Thailandia. Quindi quattro città per quattro continenti differenti, quattro location differenti, estremamente diverse tra di loro, direi. Le stesse Asunción in Paraguay e Panama City sono città profondamente differenti, ma sono quattro città che hanno tanti punti in comune e soprattutto uno in particolare, cioè che sono molto vantaggiose per un nomade digitale o per un nomade fiscale o per un imprenditore digitale, quindi per una persona che è estremamente flessibile nella gestione del proprio business. Perché? Perché sono quattro città che ti danno cioè la possibilità quindi di mantenere uno stile di vita assolutamente cittadino, metropolitano, quindi con tutti i servizi, i vantaggi culturali, assistenziali che puoi trovare all'interno di una grande città, evidentemente rispetto a un posto di mare e soprattutto ti danno una grande flessibilità in termini di soggiorno minimo. Cioè, è possibile assumere la residenza fiscale in ciascuno di questi quattro paesi, di queste quattro città, senza per forza doverci soggiornare per più dei fatidici 183 giorni l'anno. Ok? Quindi sono quattro location che vorrai considerare e soprattutto ti ho dato quattro location molto diverse tra di loro, perché appunto io ho clienti che mi dicono: Luca, voglio andare in Sud America, altri clienti che vogliono andare in Asia, altri clienti che vogliono rimanere in Europa. Quindi questo, se sei un nomade digitale, ti dà la possibilità di gestire, di mantenere lo stesso risparmio fiscale o comunque raggiungere una tassazione estremamente bassa e di continuare a vivere però di avere uno stile di vita cittadino. Chiaro che se preferisci, parlare spagnolo, penserai al Sud America, se preferisci mantenere un piede in Europa, evidentemente penserai a Lisbona, se ti piace, se hai il gusto per l'esotico, ti sposterai a Chiang Mai. Dove tra l'altro è pieno di dove sarò breve, tra l'altro è pieno di nomadi digitali, ok? Quindi quattro location che vuoi considerare perché non c'è un soggiorno minimo stabilito per assumere la residenza fiscale. Quindi ti danno un'estrema flessibilità, diciamo che non applicano la regola dei 183 giorni, o perlomeno non la applicano in maniera fiscale, ok? Ciao, sono Luca Taglieratela e sono il primo tributarista internazionale ad aver introdotto in Italia i principi della Flex Strategy. La Flex Strategy è una strategia di pianificazione fiscale, che parte da un principio, da un assunto piuttosto banale, cioè sfrutta i vantaggi della globalizzazione per azzerare le tasse. Banale perché alla portata di tutti, banale perché basta davvero allungare la mano, il braccio al di là, del confine italiano per trovare tutta una serie di strumenti, che possono non solo portare la tassazione del tuo business, ma anche del tuo gruppo fino addirittura allo 0%, ma anche proteggere il tuo patrimonio e regalarti vantaggi finanziari oltre che fiscali che non avresti mai immaginato. Se vuoi saperne di più, iscriviti al mio webinar gratuito che trovi nel link in descrizione qui sotto. Ti porterò tramite un webinar della durata di circa 40 minuti all'interno dei contenuti di Flex Strategy, il primo corso dove ho concentrato tutta la mia esperienza e tutti i contenuti raccolti in questi ultimi 15 anni di attività. Ti porterò lungo questo viaggio e ti farò capire esattamente che cosa può fare la Flex Strategy per te.
te e quali sono i pilastri da applicare immediatamente, in quale sequenza temporale per raggiungere il massimo del risparmio fiscale e il massimo della protezione personale, patrimoniale e finanziaria. Noi ci rivediamo nel webinar gratuito. A presto!